Abbiamo 18 punti legame. Come potremmo sfruttarli questi 18 punti? Io userei 15 punti per attivare la schivata automatica. E abbiamo raggiunto il grado massimo, perfetto. E con questi 3 punti rimasti potrei o aumentare la potenza delle magie oppure la nostra difesa. Io farei la difesa. Facciamo la difesa perché alla fine quello che sto vedendo è che molto combatto io personalmente invece che usare le magie singolarmente. Comunque inviamo la lettera di sfida. Sì, sono pronto quando vuoi. Haru, possiamo affidare a te il contenuto di questa lettera? Sì, voglio mostrare a Marisan cosa provo. Tu riposati, penso io alla scrittura. Domani è il gran giorno, mettiamocela tutta, ragazzi. Tra l'altro devo definire bene la squadra. Devo vedere bene chi mettere. Buonasera, Phoenix-kun. Scusa per il poco preavviso, ma possiamo incontrarci? Vorrei parlarti. Se hai tempo, ne sarei davvero felice. Aspetterò davanti alla fontana. Oh, va bene, arrivo. Però dammi un secondo che intanto definisco già la squadra. Allora, io farei, visto che la tipa è di ghiaccio, farei Haru perché è la sua storia principale, vorrei che ci fosse. Farei Yusuke perché è di ghiaccio, quindi resiste. E infine ci serve un healer. A chi mettiamo? Penso che metterò Sofia, perché c'ha Mediarama e Recarm che ci riporta in vita. Ehi Haru, avevi bisogno? Eccomi. Mi spiace disturbarti così tardi. Va tutto bene, ero preoccupato per te. Grazie per essere qui. Volevo parlarti a proposito di Marisan. È davvero bizzarro che non riuscissi a ricordarmi di Marisan fino ad oggi. Non mi è venuto in mente nemmeno quando Asegawa-san ha fatto il suo nome. Ma nel momento in cui mi ha chiamato Haru-chan, all'improvviso è come se mi si fosse aperto un rubinetto mentale da cui sono fuoriusciti tutti i miei ricordi. Mi sono ricordata moltissimi dettagli della mia infanzia, di Marisan. Come ho potuto dimenticarmi di una persona a cui volevo così tanto bene? È stato improvviso, Temo che quanto successo con mio padre mi abbia segnata più di quanto pensassi. Tutto il tempo trascorso assieme, i momenti in cui è venuto a mancare, devo aver soppresso quei ricordi nel profondo del mio cuore. In un certo punto mi sono abituata a soffocare tutto e ho finito per dimenticare persino una buona amica come Marisan. Deve essere stata dura. Grazie per la comprensione, ma a essere onesti, mi sento come se stessi scappando un'altra volta dal mio passato. Ricordo che tempo fa mi aggrappai a mio padre e a Marisan per un tour di all'insegna del golf. Ero così emozionata dalla cosa che finì per inciampare e cadere. A quel punto ovviamente scoppiai a piangere. Poi all'improvviso Marisan venne da me e disse: smettila di piangere e rialzati. All'inizio rimasi scioccata perché l'avevo sempre vista come una persona estremamente gentile. Ma proprio perché sapevo che fosse così premurosa, riuscii a smettere di piangere e alla fine mi rialzai. Ricordo di aver pensato che Marisan non avrebbe mai detto nulla di fuori posto. Mi fidavo completamente di lei. A quel punto Marisan mi abbracciò e mi disse: non importa quante volte cadi, puoi sempre rialzarti e ricominciare da capo. Non dimenticarlo mai. Riesci a crederci? All'epoca non realizzai appieno, ma adesso penso di esserci riuscita. Avere un buon carattere non è solo una questione di gentilezza. Essere buoni significa affrontare ciò che ti si para davanti. Significa prendere una posizione anche quando non vorresti fare altro che fuggire. Capire che nulla può cambiare se continui a ignorare la realtà. Sei forte, Haru. Devo ringraziare te e i ladri fantasma per questo. È troppo tardi per salvare mio padre, ma non è troppo tardi per Marisan. Questa volta cambierò le cose. Voglio dirle esattamente le stesse cose che lei ha detto a me tanti anni fa. Allora risvegliamole il cuore. Sì, grazie di avermi ascoltata. Domani darò tutto a me stessa. Per il momento, buonanotte. Oh, caruccetta lei. È tardi, farei meglio a riposare in vista di domani. Eccola qua, Sofia. Ehi, Phoenix. Perché Haru era così turbata da Mariko Yodo? Io non ho un cuore, perciò è difficile comprendere. Perché le persone si impegnano così duramente per gli altri? Chissà se riuscirò mai a capirlo. Lo farai prima o poi, vedrai.
Va bene, voglio crederti. Potrebbe sembrare un concetto semplice per te, ma a me manda circuiti in bzzz. Tuttavia sono l'amica dell'umanità, sono qui per apprendere e crescere. Brava Sofia, così si fa. Pam pam pam. Scusatemi, la musichetta. Buongiorno gente, siamo pronti a rendere Sapporo un paradiso puro come la neve? Allora ricordate, il giorno delle lezioni votate Mariko Yodo. Pissi pissi pissi, e quella cos'è? Una lettera di sfida? Wow, è tutto vero! Che sta succedendo? Mariko Yodo, la falsa imperatrice con il cuore di ghiaccio. Sei una spietata manipolatrice che tratta le persone come strumenti da scartare. Lo troviamo imperdonabile, pertanto porremo fine al tuo regno di soprusi. Ci riprenderemo i desideri che hai rubato questa notte stessa. Questo è... Tra l'altro lei è l'unica che non avevamo ancora visto. E mi sembra Ursula, della Sirenetta. I ladri fantasma, che dicono di voler rubare i miei desideri? È una bugia bella e buona. Quei desideri sono miei e miei soltanto. Finché sarò la monarca, non permetterò a nessuno di fermarmi. Molto bene, mi stava giusto venendo un certo languorino. Mi chiedo che sapore abbiate. Temo che dovrò divorarvi per scoprirlo. Ursula, uguale. Perché ve ne state lì impalati? Rimuovete sto squallore. Aspettaci, Marisan. Presto sarà tutto finito. Che l'operazione abbia inizio. Forza, entriamo. Yusuke che intanto si scrocchia il collo. Per far vedere che io sono forte. Io sono Yusuke. Eccola qua la musica. Passiamo a un altro checkpoint e arriviamo subito qui. Andiamo, dobbiamo risvegliare il cuore di Marisan. Certo Haru, certo lo faremo. Eccolo qui, la solita catena che è caduta. Tra l'altro lì nella mappa ho visto che c'era un forziere. Guarda Joker, credo che tu possa arrampicarti su quelle catene. È quello che avrei fatto, Futaba. Saliamo allora sulle catene. Tanto il forziere sarà sicuramente uno di quelli che si ricarica ogni volta che rientro. Marisan, stiamo per arrivare a rubarti i desideri. Scusa il ritardo, siamo qui per spaccare culi e... Che... Silenzio, marmocchio impudente! Che diavolo è questa? Non può trattarsi di Marisan! Che diamine le è successo? Suppongo che sia la forma distorta di Yodo! Che cosa ci fate voi qui? Vi conviene non ostacolarmi! Ci sono quasi! Sono ancora un paio di voti e sarò lì retta! Stai sbagliando, Marisan! I voti che hai raccolto distorcendo i cuori delle persone non hanno alcun valore! E se non poni fine a questa tirannia, i membri del tuo staff crolleranno uno a uno! Capisco come sia difficile per te fidarsi delle persone, ma devi comunque trattarle con dignità! Chiudete le vostre boccacce impudenti! Non ho fatto nulla di male! Strizzerò fino all'ultima goccia di corruzione dal mio staff, facendolo lavorare sodo fino allo svinimento! Ridorò al silenzio tutti quelli che ciarlatani che mi hanno tradita! E fagociterò ogni singolo voto dei miei concittadini, che siano d'accordo o no! Solo allora potrò erigere un porto sicuro, una città della neve che risplenderà come l'inverno! Sei felice di vivere in una farsa? Dagli ascolto. Coloro a cui vengono prosciugati i desideri si ritrovano privi dell'arbitrio, dell'abilità di prendere le proprie decisioni. Quindi, a che serve trasformare i tuoi fedeli cittadini in droni senza cervello? Non è meglio permettergli di trarre le loro conclusioni, di seguire i loro cuori? Come osi farmi la paternale? Ben fatto, Nuan. Suonagliele. Marisan, preparati a dire addio agli innumerevoli desideri che hai rubato. Perché la splendida ladra e i ladri fantasma stanno per riprenderseli. Sta storia della splendida ladra, però, Haru, dovresti smetterla. Smettila un po' di mangiare, stiamo parlando.
Oh, si sta trasformando. È un po' schifo però, con quella bava. Wow, che schifo. È tipo fra tutti i monarchi che abbiamo visto il boss più brutto finora. Ci ha appena ruttato in faccia, che schifo. Marisan, ciò che stai facendo è sbagliato, perciò ci riprenderemo quei desideri. Chiudi quella boccaccia da perbenista, cosa ne vuoi sapere? Consumerò tutti coloro che mi si oppongono, chiunque siano. Mamma mia, è uno dei... boh, dei... come posso dirlo? Vediamo cosa sei debole. Dei design più brutti che abbia mai visto finora. Comunque, resiste al ghiaccio e al fulmine, meno male che non c'è Skull, ma è debole allo psichico e alla maledizione. E allora, Mapsio! Ti giuro che ti spezzerò tutti quegli scudi. Aia, che male! Venga un po' qui, signora Yodo. Ho bisogno un attimo di Fox che ci aumenti l'illusione. Vabbè, non è quello che doveva fare, ma va bene uguale. Oh, è diventata rossa. Si è incazzata la signora. No, scendi giù per favore. Vai. No, e dai, non era quello che dovevi fare. Ma l'ha calmata. Ecco perché c'era Yusuke là sopra. Attenzione. Colpisci. Joker, tocca a te. Fai una concentrazione. E ora Mapsio. Zio. Smettila di minarmi. Certo che comunque il tornado qua psichico di... il tornado psichico di Haru in questa situazione è fantastico. È tipo l'attacco migliore che potevamo sperare. Vai Yusuke. Madonna, l'abbiamo proprio messa all'angolo, ma male, 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 di cattiveria proprio. Forse avremmo dovuto aspettare, invece che usare il lampadario. Vai, tornado psichico! Meglio, aia, stavo giusto dicendo, meglio schivare... i colpi di ghiaccio che sta sparando fuori. Dai, 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 che il primo scudo è quasi andato. Oh, ha appena usato... vabbè, non importa, crepaci. Siamo rallentati, ma nonostante questo siamo riusciti a fare l'assalto. Benissimo. Come lo spengo? Aspetta, aspetta, eccolo là. C'è la stufa. Sto arrivando, aspettami. Ecco fatto. Si è incazzata di nuovo. Aspetta. Ma si è appena mangiata Joker. Oh no. Bastarda. Maledetta. Devo farle cadere il lampadario in testa. Se riuscissi a farla ad arrivare qui, ci proverei. Venga, signora Yodo. Non ci arrivo. Vabbè, iniziamo a menarla. Magari si scastra. Signora Yodo? Sofia è morta, benissimo. Merda, ho sbagliato. Devo curare Sofia, aspetta. Pillola di salvataggio su Sofia. Già che ci sono, gli do anche un po' di ananas fresco. E già che siamo nel menù, mi ricarico un po' di vita. Signora Yodo, venga qui. Non l'ho colpita mai. Benissimo. Aspetta che... colpisci Yusuke. Aspetta, devo arrivare là.
Ci sto arrivando piano piano. Che è successo? Ancora? Ce ne sono altri, devo divorarli tutti. Non t'azzardare a mangiare altri miei compagni, schifo. Aspetta che adesso arrivo. Ecco fatto. Vieni qua. Oh, attenzione. E non riesco a portarla al cavolo di... come si chiama? Di lampadario. Continua a rimanere incastrata lì. Haru, colpiscila di nuovo, per favore. Cerchiamo almeno di spezzarle gli scudi. Ah, ma vuoi vedere che è infuriata? È in fase di furia come in Persona 5 Royal normale. Per quello le facciamo più danno quando è rossa. Dai che ti spezzo un'altra volta gli scudi. Dai! E che cazzo. È debole e possiamo farle l'assalto. Vuoi vedere che l'ammazziamo? Ti prego, sarebbe un finale bellissimo. Dai, che palle. Allora, speciale, visto che è indebolita. Vai, Milady, uccidila. Tacchete. Mi sa che è ancora viva, ovviamente. Vabbè, già che ci siamo, lo continuiamo. Joker, vai tu. Vai di concentrazione. Ed infine, Mapsio. Mapsio. Perfetto. Distrutta col tornado psichico mentre Haru fa la posa a Jojo. Sono morta. Certo che però l'unica che ha avuto due fasi è stata Alice e i raghi, ed è stata l'unica carina di questo. Aspettate, non ancora. Non permetterò che finisca così. Devo spazzare via tutte le ingiustizie da Sapporo. Fermati, ti prego. Non ne hai abbastanza. Che cosa? Sei una persona premurosa, Marisan. E so che hai provato a sopportare tutto questo da sola. Quel membro dello staff che accettava tangenti. Il consigliere che ha cercato di incastrarti. Persino quella bambina morta nell'incidente. Hai sofferto per ognuna di queste cose. E per plasmare una città integerrima hai agito come ritenevi più opportuno. Dico bene? In qualità di sindaco, so benissimo che la morte di quella piccina è stata colpa mia. Ma il mio staff mi ha tradita, tutto per la sua insaziabile avarizia. Pensavo di potermi lasciare quell'orribile posizione alle spalle. Sfortunatamente non è stato così semplice. Se mi fossi dimessa, sarei stata sostituita solo da avida feccia. Ecco perché non mi sono fatta da parte. In questo modo... in questo mondo si mangia, si viene mangiati. E considerate le crudeli circostanze, ho deciso che sarei stata io a mangiare. Anche se tutti i miei voti fossero falsi, almeno potrei sfruttarli per rendere il mondo un posto migliore. Ma se venissi sostituita come sindaco, chi si occuperebbe di onorare la memoria di quella piccola creatura? Una bambina innocente ha perso la vita. Eppure non ho potuto fare nulla per impedire al male di agire indisturbato. Non è troppo tardi per rimediare. Tanto per cominciare dovrai raccontare a tutti ciò che è successo. Dopodiché potrai ricominciare da capo. Ma questa volta contando unicamente sulle tue forze. Quello sarebbe impossibile. Ho collaborato con quegli uomini ripugnanti per occultare la verità, in modo da poter continuare a essere il sindaco. Non c'è niente che io possa fare. Alzati, Mariko Yodo. O hai deciso di restartene lì in ginocchio? Sei una donna forte e gentile, non una che crolla sotto il peso dei suoi errori. Per cui, rimettiti in piedi e tieni la testa alta. Perché non importa quante volte cadi, puoi sempre rialzarti e ricominciare da zero. Ma quelle sono... sì, sono le parole che hai rivolto tanto tempo fa. Anche se raccontassi la verità riguardo all'incidente, ci sarà sempre qualcuno che scorgerà il buono che c'è in te.
Non lasciare che la tua posizione ti rovini. Ricorda ciò per cui ti battevi. Hai ragione, sindaco, non mollare. Se racconterai a tutti la tua versione dei fatti, ti ascolteranno. Quando è morto mio padre, ho sentito come se il cuore mi si stesse per spezzare. Ma grazie ai ladri fantasma sono riuscita a farmi forza e voltare pagina. Ecco perché sono certa che anche tu possa farcela. E ricorda quella parte di te che mi ha insegnato a rialzarmi, indipendentemente da quale parte cadessi. Sì, hai ragione. Ti ringrazio, Haru-chan. Ciò che ho fatto è sbagliato. Ho spinto al limite i miei dipendenti e sfruttato un assurdo potere per manipolare i voti. Ero così presa dai miei scopi personali che ho perso di vista ciò che provavo un tempo. E il motivo per cui mi candidai al sindaco. Per plasmare una città che fosse amata da tutti, per onorare la casa in cui sono stata cresciuta. Una ragione sufficiente per rimettermi in piedi. Non commetterò di nuovo lo stesso errore. Non mi è mai servito questo potere. Clickete. Haru-chan, sei maturata così tanto. Tuo padre sarà felicissimo in paradiso. In paradiso Okumura la vedo difficile, però. Marisan. Felice. Questo posto sta per crollare, andiamo. Okumura in paradiso, permettimi la cattiveria, la vedo difficile. Però va bene uguale, no? Scori. Ci abbiamo messo più tempo del previsto. Haru, sei stata fantastica. È stata forte. Ce l'ho fatta perché eravate tutti lì con me. Ma mi chiedo se Marisan starà bene. Direi di sì, la sua ombra è svanita come tutte le altre. Già, i tuoi sentimenti l'hanno senz'altro colpita. Sono certo che il suo cuore sia cambiato in meglio. Beh, direi che questo conclude la nostra missione. Dobbiamo ancora confermare che i cittadini siano tutti tornati alla normalità. La cosa migliore sarà farlo immediatamente. Non possiamo mangiarci un boccone prima. Ho così tanta fame che potrei svenire. Non ha tutti i torti, certe battaglie non si possono combattere a stomaco vuoto. La battaglia è già finita, ma ok. Ehi, possiamo provare il Jingisukan, quel delizioso piatto barbecue d'agnello. Oh, quello è un must qui a Hokkaido. Che cosa? Credevo che avremmo finalmente gustato un hot pot di aragosta. E quando l'avremmo deciso? E poi perché dovremmo farlo con questo caldo boia? Se ci pensate però, il Jingisukan è una sottospecie di hot pot, no? Ma che? Non dovrebbe essere un barbecue? Oddio, cucinare il Jingisukan richiede una padella apposita. E lì non puoi certo grigliarci qualcosa. E il sukiyaki? È vero, sebbene sukiyaki venga servito nello stile hot pot, la sua etimologia si riferisce alla grigliatura. Chissà perché. Ha davvero importanza. Ehi, cos'hai da ridere? Ha un sorriso fantastico. Già, direttamente da Sapporo la vincitrice del premio Sorriso Smagliante, la splendida ladra. Anch'io sono sollevata, temevo che ti saresti abbattuta dopo quello che è successo. Già, era così giù di morale che si è incontrata con il nostro leader per una chiacchierata privata di mezzanotte. E quando cazzo l'hai visto, stronzo? Non ci stalkerare. E io sono Yusuke, percepisco un forte legame con i miei amici. Accumulatore di munizioni, aumenta le munizioni, non ho visto. Ma tanto non servono le munizioni qui, porca troia. D'accordo, Sofia, cercaci il miglior Jingisukan di Sapporo. Sofia? Scusa, ok, ricevuto. Piripipi. Ok, non ci siamo arrivati al 29, anzi al 30. Beh, mi sembrano tutti piuttosto normali. Normali mica tanto, visto che i modelli che vedo sono riutilizzati. Quello lì col cappello nero e la tipa vestita di nero sono i modelli che erano a Sendai l'altra volta. Il tizio col cappello nero era quello che piangeva perché la ragazza l'aveva lasciato. La tizia vestita di nero era la manager che ci ha dato i dolcetti per Ann. Pare proprio che il loro fantastico sostegno per camminare con Yodo sia venuto meno. Sono lieta che abbiano riacquistato la ragione. Che cambiamento drastico. Non fa altro che dimostrare quanto possa essere potente l'influenza di un monarca. Sono tornata.
Ehi, indovinate un po'? Yodo-san sta tenendo una conferenza stampa proprio in questo momento. Grazie a tutti per aver trovato il tempo di radunarvi qui oggi. In effetti c'è una cosa che vorrei condividere con ognuno di voi. A partire da oggi mi dimetterò dalla mia carica e non intendo nemmeno tentare la rielezione. Come? Perché? Sindaco, no, non lo faccia! Durante il mio mandato da sindaco ho tradito tutta la vostra fiducia. Molti potrebbero ritenermi un sindaco degno di fiducia, ma in realtà ho tanto di cui vergognarmi. La statua di ghiaccio che crollò venne retta da un'azienda senza scrupoli che corruppe un membro del mio staff. Nonostante le mie responsabilità, trascurai di approfondire la faccenda nei minimi dettagli e feci proseguire i lavori di costruzione. Come risultato, la statua crollò e la preziosa vita di una bambina venne spezzata. Come se non bastasse, decisi di insabbiare la verità all'unico fine di salvare la mia poltrona. Ho ottenuto voti che non meritavo per tenermi stretta la carica di sindaco. Ho tradito chiunque per proteggere me stessa e ho coperto tutto permettendo altri illeciti. Anch'io feci parte dei colpevoli. Quella bambina è morta a causa mia. Pertanto farò riaprire il caso dalla polizia e offrirò la mia piena collaborazione. E ribadisco che mi ritirerò dalla campagna elettorale e rinuncerò alla mia posizione di sindaco. Grazie a tutti, me ne vado. A quanto pare Yodo ha preso la sua decisione. Mi chiedo se verrà arrestata. Bella domanda. Yodo temeva che se non fosse stata più il sindaco non avrebbe potuto proteggere la sua gente. Avrebbe potuto raccontare la verità e scaricare la colpa sul suo sottoposto, ma era preoccupata per gli altri mali che potevano celarsi nell'ombra. Credo che le cose stiano andando nel verso giusto. Marisan non avrebbe voluto nascondere il suo errore per sempre. Pip 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 pip. C'è Zenkichi in linea. Ehi, avete visto la conferenza di stampa di Yodo? Sì. Sì, avete fatto tutti un ottimo lavoro. Non vi ringrazierò, ma è abbastanza. Hanno intenzione di portare dentro Yodo come testimone chiave per l'incidente. Sapevo che avreste voluto analizzare il suo cellulare, perciò ho mosso un po' di fili e ora sono il suo autista personale fino alla centrale. Se volete posso concedervi un po' di tempo per parlarle. Basta che mi diciate dove volete incontrarci. Mi spiace. Come potrei mai perdonarmi, Kano-chan? Marisan! Haru-chan! Ascolta, c'era qualcosa che non andava in me. Mi sembrava di essere intrappolata in un sogno terribile. Non so quando il mio cuore è diventato così glaciale, ma dopo quello che mi hai detto, mi sono ricordata chi ero veramente quando sono diventata sindaco. Volevo proteggere la città tutti i suoi abitanti come se fossero la mia stessa famiglia. Mi sono ricordata di quel sentimento. Grazie a te sono finalmente riuscita ad affrontare me stessa e ho compreso che stavo arrecando un orribile disonore a quella bambina. Ho perso di vista la realtà, iniziando a comportarmi da ipocrita. Non ho fatto niente per lei. Ma tu, Marisan, stai facendo il tuo meglio. No, ti sto dicendo la verità. Se non mi fossi resa conto dei miei sbagli, avrei probabilmente ferito molte altre persone. Ma non è ciò che avrebbe voluto Kano-chan. Per cui permettimi di ringraziarti, Haru-chan. Grazie per aver salvato questa città, per aver salvato la mia famiglia. Marisan! La scomparsa di tuo padre deve averti causato un sacco di preoccupazioni. Sono mortificata di aver appesantito il tuo carico. Ma se c'è qualcosa che posso fare per te in futuro, un qualunque modo per starti vicino, non è altro che da chiedere. Te lo sto dicendo perché anche tu sei un membro prezioso della mia famiglia. Grazie infinite, Marisan! Oh, Haru-chan! Sono felice per te, Haru. Ah. Immagino di dover andare, sebbene sia preoccupata per lo stato delle cose in cui ho abbandonato la nostra città. Lascerò tutto nelle mani del mio successore. Un'arrogante disgraziata come me non merita di essere sindaco. Sta forse dicendo che non interessa più la politica? Sì, mi vergogno troppo a mostrare la mia faccia in pubblico. E vista la mia età, vi sono moltissimi giovani pronti a... Sindaco? Ma lei è...
Ho visto il notiziario, quindi ha deciso di dimettersi e abbandonerà la politica per sempre. Proprio così. Ho promesso di farmi da parte e non... Non dica sul serio! Di certo, non la riporterà indietro dimettendosi. Anzi, non cambieranno accidenti. Kano, nulla può cambiare ciò che è successo a mia figlia. Ehi, non dovremmo fare qualcosa? Aspetta un momento. Perciò non può... Non può darsela a gambe. Deve ricominciare da capo, diventare di nuovo il nostro sindaco. Che cosa? Quando stavo piangendo accecata dalla rabbia e dal dolore, lei è rimasta lì con me a piangere. Non è scappata via. Al contrario, era presente quando non ne avevo più bisogno. Conosco il suo carattere meglio di chiunque altro. Signora, grazie. Grazie di aver aperto il suo cuore. Allora prometto a lei e a sua figlia. Mi rimetterò in piedi e diventerò nuovamente il vostro sindaco. Marisan! 2 secondi ci è bastato. Non farò più il sindaco. Ok, torna a fare il sindaco. Non capisco, Phoenix. So che questo è un momento triste. Tutti stanno piangendo, ma allo stesso tempo è tenero e affettuoso. Come te lo spieghi? Questa è la gioia. Capisco. Perciò è per questo che Haru ha aiutato Yodo, per trasformare la sua tristezza in felicità. Registrazione dei dati preziosi. Sofia ha preso felicità. Una nuova mossa. Doveva essere la mamma di quella bambina che è morta. Gridare mia figlia non tornerà indietro, sicuramente sì, Han. Sapete, sembra che comprendesse davvero le intenzioni di Yodo. Sono così felice per Marisan. Mi ha ricordato le parole di Haru nella prigione. Alzati, Mariko Yodo. Quelle? Ehi, è stato un momento di tenerezza. Non c'è bisogno di rievocarlo. Sì, però è stato incredibilmente convincente laggiù. Mi ha davvero toccato il cuore. Ben fatto, splendida ladra. Ti spiacerebbe dimenticarlo? Ma sei tu la prima che lo riporta sempre in vita, la splendida ladra. Ah, è stato bello. Ah, dannazione, sempre tanto così per andare avanti, manca. Dannazione. Ah, bene, abbiamo risolto il problema di Sapporo. Ora la domanda è, che cosa facciamo adesso? Dubito che faremo progressi, almeno finché non torna Zenkichi. Ci facciamo un giretto turistico nel frattempo, anche se forse è un po' tardi, credo. A quest'ora raccomanderei la ruota panoramica di Suzunushino. Ah, una splendida idea! Dovresti invitare qualcuno ad unirsi a noi. È vero, chi potrei invitare?